sta stasera. Troppo bello qua. Cari amici, Gennaro Giolmini. Qui abbiamo pure Piazza Navona. La famosa piazza di Roma, troppo famosa. Ed ecco la fontana di Piazza Navona in tutto il suo splendore. La fontana che regge un obelisco qui a Piazza Navona a Roma. E siamo contenti pure alle terme, ovvero dei bellissimi giardini, bellissima fontana, arietta buona, tra i palazzi, tra le costruzioni, un bel posto dove poter stare relax. Cari amici, siamo incredibile, siamo riusciti a trovare un urbex. Mi pettino bene per sembrare più bello in un luogo così. Però la cucina è carina, la cucina. C'è ancora tutto. Il fornello non va, ma quasi quasi. E qui si può vedere fuori quanto è bello. Qui il lavello e tutta la cucina e lo scaldabagno. Adesso saliamo le scale e proviamo di sopra cosa si può riuscire ad andare a vedere. Sembra tanto guano di piccioni. C'è tanto guano, ma dai, si riesce a salire, dai. Andiamo sopra. Un po' pericolante. Sì, ma penso che tenga. Sì, sì. Qua ci sono delle varie stanze. Qua praticamente i piccioni ci hanno fatto il massimo. Qui c'è ancora, si vede, c'è dalla finestra. Fabrizio, è il guano dei piccioni, ma il resto è tutto bello. Magari. Stanno a chiamare. E continuiamo, cari amici, in questo luogo. Ah, ci sono proprio gli uccellini. Gli uccellini. Ci sono i piccioni ancora. Guardate, cari amici, ancora i piccioni, qua è diventata una piccionaia. L'allegra piccionaia, l'urbex dell'allegra, l'allegra piccionaia, urbex dell'allegra piccionaia. Sopra il tetto sfondato. Oh, il tetto! Andiamo su a vedere se tiene. No, quello no.
Cari amici, siamo a Urbex, qui c'è la strada, e questa è la casa. Beh, è posto incredibile, eh? Sì. Cari amici, trasformate un po' in pizzonaia questa casa, è una casa tipo del 1940 come stile ancora, tutto antico. Anche le porte, tutte le cose praticamente tutte fatte di legno antico e da tipo stile 1940. Fabrizio, come sembra? Bellina, bellina. Ma continuiamo, lì è diventata pizzonaia. Ebbene, continuiamo un po' a vedere il primo piano. Qui un'altra stanzetta, un po' appartata così, tipo una stanzetta, tipo un locale di una cameretta, direi. Sì. Sì, sì. E di là le finestre, le cose. E qua ho altre stanze varie. Per come erano, hanno tolto l'impianto delle luci, ma era quello elettrificato evidentemente, perché era un impianto elettrico a solo due fili senza la messa a terra, era pericoloso, lo stavano cambiando, ma quando lo stavano cambiando dopo hanno visto che c'erano troppi lavori da fare, non l'hanno più fatto. Okay. E così è finito così. Sì. E di qua, ma questo poteva essere tipo un fornelletto, sì. Un forno per fare il pane, può essere. Sì, sì, bello, bello. E andiamo anche di giù, torniamo di giù allora, senza tentando di non scivolare. Attenzione a un filo che c'è, eh. C'è un filo. Una casetta, Fabrizio, tipo anni 40, sì, sì. Tipo stile 1940, sì. Con appena appena l'elettricità, ma ancora due fili che stavano per ristrutturare, ma così hanno tenuto. È rimasto ancora, fa vedere che c'è ancora proprio un antico, praticamente, ballatoio su, soffitto sopra, un soffitto, ancora fatto stile antico senza praticamente la soletta, quindi non un doppio strato ma uno strato unico su, sì. E qui ci sono delle bellissime, c'è della bellissima carta di apparati che è veramente molto bella, dei motivi graziosi, come le identifichiamo? Dei motivi di fantasia, un po' di natura, un po' di cose. Bene, questo poi il panorama, le antiche, le porte che ormai fanno da gioco ai ragnetti piccolini, ragnetti molto piccoli. E così. Gennaro Gelmini e Fabrizio Capricotti, Giancarlo, al 5 di settembre 2021, e quindi fantastico posto. Una casa all'antica, 1940. Bene cari amici, la fantastica acqua dei castelli romani qui ad Ariccia, e proveremo questa giornata così bella di pace e tranquillità in questo paese. Acqua stupenda. È potabile, è inquinata. Bene, si continua e andiamo verso questa zona. Andiamo verso la zona. Andiamo verso la...
non c'è la bocchetta, buona. Bocchetta buona, vai, è grande, questo è importante. Anche io non mi va, sono ancora compiere oggi, però. Ma ci sarà da mangiare, è grande. Acqua buona. Acqua buona, bocchetta buona, cosa vogliamo? Casa stile Napoli. Casa napoletana e quindi adesso porta napoletana. E infatti lo stile si addice. Ed è una delle porte di Ariccia. E qua è sublime giornata, Fabrizio. Che facciamo di bello oggi? Facciamo il marino di cosa con te? Ad Ariccia. Fantastico. La porchetta più buona del paese. La porchetta più buona in assoluto, qui ad Ariccia, provincia di Roma, la porchetta di Ariccia. Più buona del mondo. In realtà a me è la più buona del mondo, è la più buona dell'universo. Qua sul monte di Ariccia mangiarla ed è una cosa sublime. Oggi siamo qui, ce la godiamo cari amici, al domenica 5 settembre 2021. Un bel like cari amici. Inondati di luce. Cari amici, Ariccia, fantastico, fantastico posto, è un posto Ariccia, buona porchetta. Cari amici, ci troviamo qui ad Ariccia, il più famoso paese dei castelli romani, perché c'è la porchetta che è buona. E dopo Marino, anche Marino è famoso per il vino, e dopo Marino c'è Ariccia, sono i due paesi più famosi dei castelli romani. E poi anche l'altro paese famoso per il pane, Genzano per il pane fantastico, che dopo Ariccia c'è Genzano, come dice una canzone, e quindi sono tre particolari, tre paesi fantastici famosi, diciamo, dei castelli romani, che c'è la sua, che hanno la sua, come si può dire, la sua proprietà, vino, Ariccia e pane. Fantastico, vino, porchetta e pane. Wow! Nemi delle fragole. E le fragole! Allora meglio di così. È vero, è vero. C'è tutto. Venite cari amici qui in provincia di Roma, ai Castelli Romani. Si sta bene, si sta bene. Di cose, di feste, di. Ok, ragazzi. Bene, bene. Cari amici, giornata sublime, non poteva che concludersi meglio qui a Rocca di Papa con un tramonto speciale, una vista fantastica da appunto il belvedere di Rocca di Papa. E che dire Fabrizio? È stata una magnifica giornata, ringrazio Gennaro che è venuto. Va bene, ci siamo trovati ancora per l'ennesima volta da ormai un bel po' di anni, io e Fabrizio. Salutiamo Mauri, che presto tornerà lui a Rocca di Papa, torneremo ancora a Roma. Sì. E poi, che dire, mangiare, bere. Abbiamo mangiato la porchetta di Ariccia, pane di Genzano, fragole di Nemi. Vino di Marino. Vino di Marino, castagne di Rocca di Papa, acqua buona, aria buona, cose fantastiche. Cosa si vuole volere di più dalla vita? Venite ai Castelli Romani, che sono meravigliosi. Esatto, venite ai Castelli Romani, cari amici. Che sono meravigliosi. Oggi
al 5 settembre 2021 e che sia sempre così bello. Posto meraviglioso. Posto meraviglioso, riccio, come tutti i castelli romani. E adesso la caripapa, il panorama spettacolare. Su Rocca di Papa, naturalmente. Alla prossima amici! Alla prossima cari amici! Da fantastici dei castelli romani! Castelli romani che ci hanno accolto con nel modo migliore!